Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenute, benvenuti nel mio tempio, benvenuti nel tempio sacro dei profumi di nicchia, benvenute tutte le stelle che brillano nel buio, possiate essere sempre protette e protetti dalla cintura d'Orione, all'ingresso del mio tempio. Oggi, raga, intro magico, mi sento veramente magico stasera. Come state? Mi sentite, mi vedete bene? Teoricamente stasera non dovrei... Cioè, allora, se stasera non va bene la connessione, giuro che prendo il computer, lo lancio dalla finestra. Mi vedrete su tutti i giornali, non me ne frega un cavolo. Cioè, non è possibile. Va bene, giusto, stasera la connessione? Confermate, audio, video, a bomba? Perché ho messo il cavo. Io prima andavo wifi, teoricamente, quindi non era proprio il massimo. E quindi teoricamente... Oh, bene, bene. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao Igor, sono la Chiara Ferragni dei Profumi di Nicchia e non iscriverti al mio canale se puzzi come un cane bagnato. Senza offesa per i cani bagnati, ma comunque so che tu, penso, tu non puzzi perché comunque usi Profumi di Nicchia, quindi... E poi sei già nel mio canale. Ah, faccio un'anticipazione. Già che siamo... Allora, cioè io ci tenevo tanto a dirlo, ma questo non è un canale inclusivo, lo sappiamo tutti. Cioè, nel senso, se siete dentro a questo canale è perché... Non perché è un canale inclusivo. È un canale esclusivo questo, ok? E voi lo sapete benissimo se ci siete. E ci tenevo tanto a dirla sta frase perché secondo me, insomma, mette un po' in chiaro un attimo le cose e sempre riguardo al mettere in chiaro le cose, io come vedete, nel senso, non ho un giorno fisso per le live, le faccio quando posso, quando voglio e quando mi va. Generalmente tento sempre un po' di rispettare i timing anche dei miei colleghi, tra virgolette, youtuber che fanno più o meno queste live, anche se in Italia di canali che fanno le live che faccio io, dove si parla solo di profumi di nicchia, ci sono solo io. Quindi in ogni caso, anche se magari a qualche collega youtuber non dovesse andare bene, che magari si possono sovrapporre magari le tempistiche così delle live eccetera, sapete cosa fa? Fa come gli adesivi. E cioè, si attacca, ok? Allora, buonasera a tutti. Grande, vabbè, ma chi l'ha detto? Boa madre, wow. Bello, bello, bello. Allora, un attimo che saluto tutti. Saluto tutti. Già l'avete visto il tema della serata, raga. Cioè, fatemi, cioè, mettete... Cioè, no, non dico... Mettere like è orribile, dire. Metti like è orribile. Non lo dirò mai più. È una roba... oscena, veramente oscena, non lo dirò mai più e non dirò neanche più mandatemi gli sticker, non me ne frega niente, fate quello che volete, però sappiate che questa sarà una live bomba, ma proprio super, una live uragano la chiamerei, perché guardate cosa c'ho qua adesso, è un delirio, vabbè, quello è il mio tastierino MIDI eccetera eccetera, però qua, se vedete bene, aspetta un momento, ho tutti i profumi di Simone Andreoli, raga. Tutti, dal primo all'ultimo. Quindi, devastatevi nel farmi domande, cioè... Qualsiasi domanda fatemela qui perché io poi non vi rispondo più sotto i video di Andreoli, cioè fatemela oggi se dovete chiedermi meglio Malibu, meglio Samplosion, meglio questo, meglio quell'altro. Mi raccomando, tutto quello che desiderate fatemi le domande oggi, che così io ho tutti i campioni sotto mano. Momento ringraziamenti, bisogna subito ringraziare Donatella e Malou della profumeria Canel Chiaro 39 che, vabbè, sono gentilissime in primis nell'avermi dato la possibilità di avere alcuni decant che non avevo, tipo Leisure in Paradise, tipo Morea, tipo Don't Ask Me Permission, e in più oggi mi hanno fatto, anche siccome loro non li avevano tutti i decant, ovviamente, perché raga, Andreoli ne ha fatti un botto di profumi. Me li hanno fatti in Mouillette questa mattina, perciò ho detto stasera io devo fare la live, uno dei motivi per cui la faccio il giovedì, che tra l'altro non mi piace neanche come giorno per fare le live, sinceramente, io preferisco la domenica o il lunedì, mi sembrano giorni più adatti. Comunque, stasera sono qua, ci sono, godetemi e godiamo insieme di queste meravigliose creazioni. E quindi me l'hanno fatta, me l'hanno messa, guardate che carine che sono state, me l'hanno messa proprio nelle bustine in modo che sono tutte belle, tutte fresche, tutte nuove, tutte croccanti, appena spruzzate, appena sfornate, come il pane fresco, ok? Molto bene. Un sorso di tisana, perché come sempre io non sono solo, ma c'ho sempre il mio Gesù Cristo, yeah, qui, che vi ama e vi dice fidatevi di me perché sono un DJ. E lui è il DJ cosmico. Molto buona. Non ve lo posso dire che tisana è, però mi dispiace. No, vabbè, magari dopo ve lo dico. Allora, vediamo un po'. Ciao a tutti, ciao Tarekei.
ciao, vabbè, ce l'ho già salutato, alla grande, bene, mi fa piacere, ciao Tarakei, tutto a posto, Doc Doc, appena spruzzato Midnight of the Moon per la live, però non si chiama così, perché si chiama Ocean of a Midnight Moon, e io me lo so studiato, tu mi dirai, ma chi se ne frega di come si chiama, io ti dico, c'hai ragione, perché comunque è un nome lunghissimo, poteva usare un altro nome, secondo me. Cioè, poteva trovare un altro nome, troppo lungo, però alla fine a noi ci interessa sia il concetto, che è bellissimo, che il succo, quindi questa è la cosa magnifica di quel profumo, no? Che ce l'ho qua, e voi non ci crederete, ma questa è la stessa mouillette del video che ho fatto circa una settimana fa, e io non l'ho rispruzzato sopra, e si sente ancora perfettamente tutte le note saliniche, tutte le note di gin, l'accordo gin tonic, le note di abete, tutto si sente, è stupendo, grande, bel profumo. Comunque, come ti stai trovando, Doc Doc, con le prestazioni e con i vari complimenti, come va? Ancora questo. Allora, un attimo. Ah, ditemi gentilmente, musica è troppo alta, troppo bassa? Perché io non mi rendo tanto conto da qua, perché non uso le cuffie, perché non... dai, cioè fa ridere la live con le cuffie, secondo me. Non ne ho bisogno, però visto che ci siete voi, che siete così gentili da dirmi se è troppo alta o troppo bassa, o se volete che la tolgo, che ne so. No, poi no, anche se lo volete io non la tolgo, perché a me mi piace la musica, quindi ce la lascio sotto e mi piace e mi accompagna, mi dispiace. Comunque, semmai se è troppo alta... la abbasso, grazie per il like. Pinchele, ciao, lei c'ha un canale, raga, guardatela, c'ha un canale stranissimo dove fa tutte review, mi raccomando seguitela perché è fortissima, fa tutte review però di profumi dal collo in giù, cioè non fa vedere mai il viso, tra l'altro è stranissimo perché no, non lo fai, dopo se vorrai spiegarmelo mi fa piacere, cioè perché non ti fai vedere in viso, ecco. Però potrebbe anche essere un marchio di fabbrica, un qualcosa di nuovo, quindi interessante, continua così. E stavi dicendo, comunque io in macchina col mio compagno, lui addosso Malibu di Andreoli, io guardo te, grandissimi! Non l'avevo letto il commento, tra l'altro. Grande, grande. Malibu di Andreoli, eccolo, guarda, ce l'ho qua, originale, dove ce l'ho qua? Yes, eccolo qui, Malibu. Tra l'altro, raga, io mi sono ripromesso di non spruzzarmi né Malibu né Samplosion, perché io voglio aspettare giugno. Cioè, per me, capito, Samplosion e Malibu sono... fine maggio, inizio giugno. Prima io non... no, è una roba proprio tipo celebrazione personale. Che figo Malibu comunque. Cioè, c'è chi magari... allora, nella Naso Chat su Telegram, se non siete iscritti, iscrivetevi perché sta crescendo tantissimo, è una figata, ci sono un sacco di consigli fighi. Veramente, se siete veri amanti di profumi di nicchia, dovete per forza iscrivervi, è gratuita, Naso Chat su Telegram. C'era uno dei, insomma, degli iscritti che diceva, però sai, Malibu lo consigliano un po' tutti, inizia a essere un po' ridondante. Io ho detto, è vero, in realtà sono stato io il primo in Italia a consigliare Malibu, in pratica, perché ci ho fatto io la prima recensione, che adesso ha 3.000, 4.000 views, non lo so, un po' di views ce le ha comunque. Certo, ci sono stati altri colleghi che l'avevano consigliato, ma la primissima proprio recensione seria su Malibu l'avevo fatta io. Comunque, e ne sono fiero del fatto che comunque ho visto che tanti di voi avete apprezzato e tanti di voi avete poi scelto di acquistarlo, perché è un profumo fighissimo. Cosa dire? Sì, è vero che ce l'hanno in tanti, però io ho anche detto, cavoli, immaginiamo un mondo dove tutti sanno di Malibu, sarebbe sicuramente, d'estate, al caldo, con 40 gradi, sarebbe sicuramente un mondo migliore, ragazzi e ragazze. Quindi... Ernest Calise, ciao, voglio che ci spieghi bene Leisure in Paradise. Te lo spiego, ma l'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re, solo sotto le piramidi del faraone, forse. Vediamo. Per te e solo per te. Leisure in Paradise ce l'abbiamo qua.
ce l'ho in decant perché non ho tutti i flaconi, insomma, a grandezza, come si dice, a grandezza naturale, come si dice? No, a grandezza naturale, boh, come si può dire, flaconi originali, insomma, 100 ml, oggi c'è un baffo che mi va per traverso, così deve star lì. Allora, questa è una vecchia migliotta dove non si sente nulla, quindi posso andare tranquillamente con questo Leisure Imperialist, che è uno dei miei preferiti e non ce l'ho ancora. Perché non ce l'ho, Dani? Perché non ce l'hai? Non lo so, non so rispondervi a sta domanda, ma è uno dei miei preferiti. Tant'è che in questa live io vi voglio dire quali sono i miei preferiti e quali sono quelli che magari amo meno. È un gourmandone. È un gourmand di quelli che se te lo spruzzi... non è che ti stacchi a morsi il braccio, no, però quasi. Le note di papaya, cocco, vaniglia, la vaniglia qua, ragazzi, svetta sin dall'inizio e crea un accordo dolcissimo con la papaya. È un profumo molto fresco, molto appunto gourmand, ricorda un po' le creme solari, ricorda veramente i tropici. Se tu chiudi gli occhi e snasi Leisure in Paradise, è lo stare sotto una palma a un mattino presto al mare, quando ancora non c'è nessuno, non ci sono bimbi urlanti, non c'è i bar, non ci sono bar, non c'è musica intorno, ci siete voi, il mare e le persone a cui volete bene. E Leisure proprio qui, oppure mi dà idea proprio di spa, cioè la vita da spa, cioè vivere con un asciugamano addosso e non pensare a niente, cioè dover pensare solo a fare l'idromassaggio e che poi forse alle 4:30 ho la sauna secca finlandese con la gettata di vapore. Ecco, questo per me è Leisure in Paradise, anche se ovviamente la sauna finlandese non ha poco a che vedere col concetto di mare, ma questo non sa di mare, sa di relax, sa di benessere, sa di bellezza, sa di piacevolezza. È un profumo stupendo. È femminile? No, assolutamente no, basta con questi concetti, preconcetti, maschile, femminile, basta, vi prego, cioè veramente, mamma mia, no. sono finiti gli anni 80, ah signore, nel senso, vabbè, poi è vero, sì, esistono i profumi più virili, assolutamente sì, la virilità esiste, la poeticità di un corpo femminile esiste, cioè sono cose che esistono anche nella cultura classica greca, per carità, non è mio interesse snaturare ciò che la natura ha creato, assolutamente no. Però per quanto riguarda le fragranze, cioè qui veramente si va oltre, cioè si trascende il fatto di, insomma, femminile e maschile, ecco, soprattutto nei profumi di nicchia. Poi è vero che, ad esempio, non so, ci sono fragranze che appunto richiamano un po' più magari il virile e altre fragranze che richiamano più l'aspetto un po' poetico, un po' più femminile, un po' più fluido, ecco, meno... Poi. Ma no, non è una bestemmia! E non è nemmeno un sacrilegio, è Gesù DJ, cioè ti dice, è un po' alla fine questo lui ha fatto nella vita, cioè ha voluto, voleva solo che lo credessero, in pratica, e ha messo su della bella musica nella sua vita in un certo senso, se vogliamo fare una metafora. Allora, Vaso Bianco, che nome figo hai e che anteprima di YouTube fighissima stai avendo tu. Voglio comprare una fabbrica di whisky e ubriacare il mondo. Allora, ti posso... Io sono diretto, molto molto diretto. Una cosa che mi fa salire la guerra santa è la gente che mette l'accento sbagliato sulle E e che usa male la E come congiunzione o verbo. Cioè, questa è proprio la cosa che... Andiamo al prossimo commento.
Giuseppe Ciliberti, buonasera Dai, buonasera a te Giuseppe, ho comprato Businessman, cosa ne pensi? Te lo dico subito, l'avevo già recensito tempo fa, non è che... Allora sì, me lo ricordo, è molto agrumato, questo sì. Eccolo, ce l'ho qua, l'ho già spruzzato stamattina in realtà. Businessman è interessante, forse è quello meno... uno dei meno considerati di Andreoli, cioè quando si dice Andreoli ormai, ma sì, ma comprati Malibu, ma sì, ma comprati, non so qual erano gli altri, Eterno, oppure ma sì, ultimamente comprati Ocean of the of Midnight Moon, ma Businessman, per chi ama e adora la bruschezza della nota di Pompelmo, è un must da avere in collezione. È fruttato giusto, è fiorito il giusto con questa bellissima nota di ribes nero e c'è un accordo verde molto intrigante tra vetivè di Haiti e erba fresca. Voi mi direte, ma perché Dani dici vetivè e non vetiver? Perché vetivè è come dire garage. Voi dite garage o dite garage? Voi dite bidet o dite bidet? Ecco, io dico vetivè. E quindi è veramente, veramente molto interessante. Anche qui, malgrado si chiami Businessman, lo trovo una fragranza estremamente unisex, interessante e poco considerata. È veramente un bel, bel prodotto. Mi è piaciuto, mi piace un casino e lo consiglio, sì, assolutamente sì. Di Andreoli, ovviamente. Sì, ti ha risposto. Allora, ciao Dani, ho notato che Ocean of Midnight Moon non piace a molti. Non pensavo, per me è un capolavoro. Hai detto una delle cose più giuste che siano state mai dette in tutte queste live, in tutti questi giorni in cui ho avuto appunto voi che commentavate. Una delle cose più giuste l'hai appena dette, cioè... ho notato che magari una cosa non piace a molti, ma per me è un capolavoro. Fine. Cioè, se per te è un capolavoro, fine. Non importa se un profumo ne vende 8.000, 20.000, 40.000, 90.000, se ne vende 3 di flaconi. Non importa. L'importante è che piaccia a te. Questo è importantissimo. È veramente una cosa che io ci tengo tanto, tanto, tanto a dirvela. Tant'è che a me piace fare queste recensioni proprio perché, cioè, io voglio che voi troviate il vostro profumo, non che sia uno a dirvi cosa mettervi, perché è una roba tristissima. Idem, quelli che magari, cioè, quelli che, oddio, già dire quelli che, no. Però il concetto di dire, ah, è un profumo che ha venduto 20.000 flaconi, è stata una roba pazzesca. Ma chi se ne frega? What the fuck, come direbbe in inglese. Scusate, è un canale clean, lo so, ma veramente qua ci sta tutto, perché... ma chi se ne frega? Cioè, non esiste, uno deve andare... La cosa bella, soprattutto della nicchia, è che uno... è un po' come il villaggio dei puffi, no? Cioè, tu vai lì, vai in quella profumeria lì, cerchi, vedi, fai, trovi il tuo, nella tua... è una tua cosa intimista, personale, è un tuo segreto. E questa è una cosa bella, una cosa che a me piace da matti. E quindi mai seguire le masse, mai 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 seguire le masse, anzi vi dirò di più. Oggi il mio canale ha raggiunto i 2000 iscritti, 2000 iscritti. Posso dire una cosa? Sono felicissimo, siete già in troppi per me, per i miei gusti. Prima non me l'aspettavo, innanzitutto che in così pochi mesi si raggiungesse un numero così alto per un canale che tratta prodotti di questo tipo, dove io non faccio la Vanna Marchi della situazione. Cioè, se io avessi avuto un canale di nicchia dove avessi fatto la Vanna Marchi, che vi dicevo, ah, ma voi non sapete che questo profumo io ve lo posso vendere
solo per oggi al 10% o 20% di sconto, compratelo solo perché siete voi. È ovvio che un canale del genere può avere magari più iscritti, ma io non sono così, non sono la mannanarchi della situazione, quindi non mi aspettavo che fosse, che si arrivasse già a questo numero. Siete veramente un casino. Tra l'altro anche stasera eravate anche prima 30, 40, 50, non lo so. Bello, bella cosa. Però ecco, già 2000, ecco, da oggi in poi smetterò di mettere, avete presente nei video quando c'era il tin tin subscribe, perché a me faceva piacere che, ma la gente si iscrivesse, basta, fine, non, deve crescere da solo con le persone che si meritano di esserci in questo canale. E allora, Doc Doc, good evening, ci eravamo già sentiti prima, ti ho salutato prima in chat, sì, qui. Ocean of a Midnight Moon come prestazione su di me non ha la stessa durata esagerata come Don't Ask Me Permission, e anche Malibu non supera Don't Ask, che lo trovo il più potente. Molto strana questa cosa. Oltretutto io qui ho due prodotti in più per fare un confronto, perché tante persone mi hanno detto, ma Don't Ask Me Permission non somiglia per caso a Erba Pura di Xerjoff? E Erba Pura di Xerjoff somiglia tantissimo a Extreme Passion di Pazzaglia, dicono, questo lo dicono, non l'ho mai detto io, attenzione, e viceversa. Quindi io adesso mugliette alla mano, mugliette al naso, oddio, ho finito le mugliette, no, aspettate due secondi. Ve li faccio, ve li vado a sentire tutti e tre. È molto strano perché comunque Ocean dal mio punto di vista è quello che ha la prestazione più alta, perlomeno su mugliette. Poi dipende magari anche sicuramente dalla pelle, può cambiare molto la situazione. E adesso io vado a fare un Don't Ask Me Permission. Questa era... No, qui si sente ancora un profumo che c'era prima. Miseria. Ok, qua è clean. Don't Ask Me Permission, Simone Andreoli. E ce l'abbiamo qui. È bello. È figo. Indubbiamente figo. Extreme Passion di Pazzaglia. I Deccan di Pazzaglia spruzzano meglio. Insomma, prima volta che lo faccio, raga. Extreme Passion è sicuramente un po' più dolce. Don't Ask Me è più agrumato, senza alcun dubbio. È senza alcun dubbio più agrumato, e ciò che avverto molto in Don't Ask Me è la nota di Ylang Ylang, che... Cachaça e Lime anche si avvertono molto di più. Molto di più, ma in realtà Cachaça mi sa che non c'era in Extreme Passion. Però c'è il frutto della passione, e tra i due... Oddio. La somiglianza è vicina. Senza dubbio. Non posso dirvi una bugia. E invece Erba Pura, vediamo un attimo, perché io Erba Pura l'avevo già confrontato con Extreme Passion. E questa è tutta un'altra cosa, però. Allora, sicuramente un po' più verde Erba Pura, decisamente più verde, meno dolce.
Vapore è un'altra cosa, è un'altra cosa. Mentre Extreme Passion e Don't Ask Me Permission hanno una vicinanza. Ok, andiamo avanti con le domande. Buonasera Damiano. Malibu, yes. Yes, tanta roba, l'ho recensito. Allora, sì, allora. Ho parlato con una persona che è proprio la responsabile di degli Amouage in Italia e mi ha spiegato che sì, ci sono state delle micro riformulazioni, ma anche Malibu, da quello che ho saputo, aveva il Lilal dentro. Però i nasi, tra virgolette, normali, non se ne accorgono di questa cosa. Cioè, è una roba da nerd. Cioè, se tu veramente sei un nerd, che c'hai la mogliette sotto e stai lì e te la annusi, te la risnasi, te ne puoi magari accorgere di una micro differenza. Altrimenti uno non se ne accorge, ecco. Don't Ask Me Permission, appena detto, è un bel profumo. Tra i due, sinceramente, se devo scegliere per prestazioni, andrei più su Pazzaglia Extreme Passion, data la somiglianza vaga tra comunque Frutto della Passione, eccetera, eccetera. Bevo un sorso di tè. Un silenzio. Allora, vi dico quelli che mi hanno convinto meno, ve lo dico subito così, cioè convinto meno, quelli che a me non mi hanno detto molto, di tutti i suoi profumi, di tutte le sue collezioni, quelli che io personalmente non consiglio, perché altrimenti che ci sto a fare io qua, ragazzi? A me Silenzio non ha colpito, cioè proprio ce l'ho qua, ma non so, sì, come prestazioni, come carattere della fragranza, non so, non mi ha colpito. Stessa cosa devo dire di Camouflage, che non è che l'abbia trovato la stessa cosa di Silenzio, però c'è una vaga somiglianza, sono due profumi particolari, non troppo particolari. Più che altro non hanno proprio la... secondo me non hanno una forma... non so, non so, li sento debolini proprio come tipologia di fragranza. Ecco, aspetta che mi tolgo gli occhiali, perché adesso dopo un po'... no, c'ho il segno adesso qua dell'occhiale. E vabbè, chi se ne frega. Sì, un po' debolini. Ciao, buonasera a tutti. Adesso mi potete vedere meglio. Quindi sì, sicuramente come persistenza e sillage, debolino. Occhiali, guarda, l'ho appena tolti. Alessandro Ciccone, sì, beh, mi diverto, dai. Occhiali di Burberry e ciao. Smoke of Desert ce l'ho qua. Original, cioè original nel senso il boccione 100 ml, è una delle sue creazioni che amo di più, soprattutto per il suo aspetto onirico proprio e la sua indossabilità, il fatto che quando uno vada a indossare questa fragranza qui, tutti lo guardino con un certo rispetto, cioè mette proprio soggezione, lo vedi, le persone che ti stanno attorno ti guardano un po' proprio come se fossi il Papa, cioè è una cosa bella, ti senti rispettato, è bello. E poi io lo uso spesso spruzzandolo nel cuscino per andare a dormire. A volte, cioè spesso, qualche volta mi è capitato, ecco, sì. Non è che tutte le sere sto lì a spruzzarlo sul cuscino, ma sarebbe una roba da maniaco. Però è figo, è tutta una... Il
probabilmente è il più incensato di tutti, è quello che ha gli accordi, insomma, di vari resine, mirre o Libano, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro si chiamava Smoke of God, adesso si chiama Smoke of Desert, perché, insomma, lo sapete tutti, quando lui ha iniziato, Simone Andreoli, ha iniziato a commerciare anche con gli Emirati Arabi, si è accorto che, insomma, parlare di God lì, di Dio lì, ecco, è un po' un argomento sensibile, quindi ha detto meglio cambiare nome. Ciao Luca! Allora, aspetta che un attimo... Oh, 5, grande! Axie Timba, lei... Super! Anzitutto, tu sei una adepta premium, da quello che ho capito. Quindi grazie per il tuo, insomma, la tua sottoscrizione. Anzi, invito chiunque ad iscriversi al lato oscuro del canale Nasodani, perché ci sono varie cose che poi pian piano adesso tirerò fuori, di, insomma, sconti. Ne vale la pena, fidatevi, ne vale la pena. E anche giveaway, anzi, ve lo dico subito, ho intenzione di fare un giveaway nei prossimi giorni, proprio per gli adepti base premium, quindi ve l'ho detto, ho fatto un piccolo spoiler, perciò se ci sarete come adepti premium e base, buon per voi, vi beccherete il giveaway. Allora, grazie lo sticker, comunque, è sempre benvenuti gli sticker. Mi fanno piacere. È come bersi un caffè insieme, praticamente, è molto bello. Allora, ciao Andreoli, è uno tra i miei brand prediletti, se non il mio preferito. In collezione ho Malibu, Smoke of Desert, ce l'ho anche io, Don't Ask Me Permission e quest'ultimo nella mia top 3. Sì, beh, bellissimo. E Extreme Passion, allora, secondo me dovresti anche sentirlo. Così, giusto per avere un parere un po'... non un parere, una prospettiva anche un po' più, non lo so, diversa. Comunque sì, è bellissimo, bello, bello, bello. Buonasera Jacopo. Sì, infatti, ma con Erba Pura non c'entra, ma c'era qualcuno che lo diceva, ma la gente dice tante cose, me ne sto accorgendo, la gente dice tante cose. Ah, come sono spiritoso stasera. Però veramente, raga, cioè, a partire dal... Vabbè, lasciamo perdere, no. Ah, signore. No, nel senso, adesso lo devo dire. A partire dal naming, cioè da come la gente chiama... Non dal naming, però se questo si chiama businessman, cioè non puoi dire businessman, ok? O se questo si chiama, che cavolo ne so, troviamo un altro, se questo si chiama camouflage, non puoi dire camouflage in una recensione, per esempio, ok? Cioè, perché sta brutto, perché almeno il nome uno lo deve sapere di un prodotto se ci va a fare la recensione o una live. Non si può dire Jovois non esiste, ragazzi, si dice Jovoi, dipende, a Parigi dicono Jovoi, però è o Jovoi, non è, vabbè, sorvoliamo, però alla fine concordo sul fatto che poi alla fine non sia così grave, l'importante è il succo, dai ragazzi, cioè questo è verissimo, nel senso, se comunque uno fa una bella recensione, un prodotto, per carità, va benissimo. Però il nome uno lo deve sapere bene, no? Andateveli a studiare bene le pronunce dei nomi, mi raccomando. Comunque è vero che tutti e tre hanno molto in comune. Don't Ask Me Permission è il mio primo profumo di nicchia. Madonna, raga, ma tutti... Ma non sapevo, siete una setta del Don't Ask Me Permission, ma siete fantastici. Ma non la sapevo sta roba, che tutti siete malati di Don't Ask Me Permission. È il mio primo profumo di nicchia e ne sono molto legato, e strabuono pure. Ma che figata. Yes. Sì, ma è figo, infatti. Cioè, a me piace da matti, eh. Non ce l'ho in originale perché così. Però vedremo più avanti. Ah, ecco, però aspetta, fatemi fare un ingresso.
ci sono due profumi stupendi e stili dei quali non parla nessuno. Ma non ne parla nessuno. Ma raga, cioè, ma vogliamo parlare di Morea? O vogliamo parlare di Pacific Park? Cioè, io questo, quando l'ho sentito, nel mio cervello c'era un viaggio cronologico dal Paleolitico al 7000 dopo Cristo. Cioè, c'è stata una bomba nel mio cervello quando ho sentito la prima volta Pacific Park. Pacific Park è una roba pazzesca, raga. Cioè, è stupendo. È estivissimo, si sente tantissimo il mandarino, pera, note di caramello dolce, quindi è un gourmand molto particolare, un po' fruttato, un po' legnoso, vaniglia a mille, bello, 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 gourmandone comunque. E lo consiglio tanto, cioè, raga, Pacific Park, veramente, è stupendo, bellissimo. E l'altro è Murea. Murea, ragazzi, sapete cos'è Murea? Sì, dai, lo sapete. È un'isola della Polinesia. Io, tra l'altro, conosco una persona... non voglio mettere a fare... No, non mi piace. Però conosco uno che era un medico che ha vissuto a Murea per 27-30 anni e era lì a caccia di squali nell'isola. E è stato il medico personale di Marlon Brando, perché Marlon Brando viveva proprio in un'isola vicino Murea, e mi ha raccontato delle cose pazzesche della Polinesia e delle loro abitudini, del fatto che comunque questi vanno a pesca, cioè per mangiare questi vanno a pesca, vanno a pescare i granchi, le aragoste sott'acqua. Io non mangio pesce, ma insomma questo è quello che fanno loro là, e lo fanno di notte in mezzo agli squali bianchi. Cioè, ci rendiamo conto, sapete cos'è uno squalo bianco? È una roba cattiva, molto cattiva. E quindi Murea è la apoteosi di accordi floreali tipici di quell'isola. Quindi quando snasate Murea, snasate un po' dell'aria di quel posto. È un luogo magnifico, è un luogo pazzesco, e anche questo, cioè, secondo me Murea e Pacific Park devono essere un po' rivalutati, cioè ne parlano in pochi, e invece cavoli, ci farò un paio di recensioni, ce le devo fare, perché se li meritano. Questi due prodotti si meritano proprio di essere messi bene in risalto, perché veramente sono stupendi. Wallace Vieira, ciao, scusate, mi sono un attimo sono andato per la tangente, come si suol dire. Top Live Malibu, devo provare. Comprerò uno scuro, grazie. Brasile, raga, ma mi guardano dal Brasile, ma non ci posso credere. Ciao, madonna, che figata. obbrigato significa grazie. Io non conosco il portoghese, ma no, io non parlo portoghese. Però, mucha gracia, puoi stare a casa. Un po' di spagnolo, lo so, spero che lui lo capisca. E grazie, mi fa molto piacere che mi guardi da così lontano, cioè che figata. Poi il Brasile è una figata, raga. Lorenzo, comunque secondo me non sono considerati, forse volevi dire, non lo so. Alessandro Ciccone, perché non fai un'intervista con Gualtieri? Sarebbe il massimo, secondo me. Sì, sarebbe figo, se lui volesse. Allora, io mi sto un po' organizzando con le interviste. Devo dire una cosa, che molti profumieri se la tirano manco fossero il Papa. Molti, non tutti, però se la tirano discretamente. Diciamo che mi viene, insomma, più facile parlare con personaggi molto più importanti di un profumiere. E no, raga, è la verità, adesso non è che... Però, diciamo che, ecco, non è sempre molto semplice. È molto più facile, in realtà, per me, tra virgolette, influencer, anche se questo termine non è che mi descriva molto, perché io non voglio influenzare proprio nessuno. Cioè, io vi dico, voi dovete influenzare voi stessi, perché altrimenti è una roba veramente oscena, secondo me. Comunque,
con le aziende mi viene più facile. Cioè, a un'azienda, se io gli mando un video che è stato visto da 1000, 2000, 3000 persone, gli dico, poi mi vedono, mi guardano, magari apprezzano il fatto che magari curo molto il montaggio video, curo bene l'audio, curo l'immagine, curo lo storytelling, allora questi mi dicono, cavoli, che bel lavoro che hai fatto, e poi gli dico, guardate che so che molti dei miei follower hanno preso dei vostri profumi, fa, ah, ma grazie, e quindi mi mandano magari dei prodotti, o comunque c'è un po' un interscambio. Con i profumieri, meno facile. Vi dico, mi viene più facile parlare con il primo capo di Stato di San Marino, che ce l'ho qua, ad esempio. Ce l'ho qua sulla chat di... Vabbè, non ve la faccio vedere. Ce l'ho su Facebook, cioè lui è il primo capo di Stato di San Marino, ok? È uno che c'ha da fare. Però se gli mando un messaggio... dopo uno, massimo due giorni, mi risponde. Non è che sta due settimane senza rispondermi. Cioè. E poi un'altra cosa, sì, rispetto a questo di intervista con Guerrieri, sì, ok. Però pur io c'ho da fare. Cioè... quello che voglio dire io è che per me questa è una passione, ovviamente lo faccio. A me piacerebbe un casino intervistare questi personaggi da vicino. Però magari, ecco, se mi dicono, posso solo a luglio, e io dico, ok, però, gioia mia, io sono un baritono... a giugno, luglio e agosto è ovvio che non posso, perché cioè, le live sicuramente sarà praticamente impossibile che le faccio, però io c'ho proprio le stagioni, capito, estive, è ovvio. Quindi comunque la risposta alla domanda è sì, mi piacerebbe un casino, perché Gualtieri lo stimo tantissimo, credo che sia un personaggio fantastico per tutto quello che ha creato, e quindi mi piacerebbe tanto, e spero che un giorno magari capiterà di invitarlo nel divano Nasodani. Con Malibu appena lo spruzzi sembra addirittura di sentirlo. Sì, sì, assolutamente, è proprio un cocktail, un super cocktail, tant'è che io avevo fatto la recensione, no? Dove dicevo che per me è un cocktail. E ho visto l'ultima intervista che ha fatto proprio Andreoli in una, insomma, in un altro canale parallelo, dove anche lui dice sì, è un po' come un cocktail, una bevanda fresca, un po', insomma, super fresco, ecco. E si sentono, essendo un gourmand, si sentono queste note dolcione, ma non troppo. Acidule e agrumate, ma non troppo. Verdi anche, ma non troppo. E la cosa bella di Malibu è che è un tanto, ma non è troppo. E quindi è bello, proprio un bel profumo. Secondo me non sono considerabili di nicchia, troppo chimici, di cosa, aspetta però... Non ti seguo, aspetta, troppo chimici. Non so di cosa stavo parlando. C'è qualcuno che mi aiuta? Aiutatemi, per favore. No, nel senso, non lo so. Ok, se c'è qualcuno che può dire... Che ne pensi di Morea? L'ho appena detto, poco fa. È un profumo molto bello. Tra tutti è quello un po' più... Sicuramente è marino, si sente che è un marino... molto diurno, estivo, unisex totalmente, è un altro profumo da surfista, è un po' come Samplosion, che io dico, ridico e ribadisco per l'ennesima volta, per me Samplosion, raga, è quello che mi ha dato più complimenti di tutti i profumi di Andreoli che ho. Fatevene una ragione, per tutti quelli che pensano che sia un profumo da donna, fatevene una ragione, non è così, perché ho ricevuto veramente tanti complimenti, ed è bello il dry down di Samplosion, oltre che l'apertura che è molto particolare e molto strutturata. Morea è un bellissimo prodotto comunque, mi piace molto. Mi piacciono tutti, quelli di Andreoli mi piacciono tutti, dal primo all'ultimo. Meno forse appunto Silenzio, Camouflage un po' meno, c'era anche un altro, vabbè, comunque un po' meno Silenzio e Camouflage, soprattutto perché poi io alla parola silenzio, che è una parola molto forte, ragazzi, io ci associo dei concetti abbastanza particolari, anche meditativi, volendo, no?
E cioè, per me il silenzio è una bomba nell'universo, non è un profumino leggerino, sia chiaro. Quindi il concetto, quindi non riesco proprio a rapportarmi a questo profumo. Personalmente, questa è una mia personale idea, ovviamente, e è quello che, insomma, voi mi avete chiesto più o meno cosa ne penso, cosa non ne penso. Esatto, camuflage di un po' sottotono, è bravo, hai trovato il termine adatto, Luca, sì. E poi devo assolutamente parlarvi di due prodotti che ho sentito ultimamente e mi hanno scippato completamente il cervello. E questi, raga, anche di questi non si parla. Ma perché non se ne parla? Parliamone, ma veramente, vogliamo parlarne? Di Zest di Sorrento, che adesso ha cambiato il nome, ha cambiato il naming, si chiama Zest del Sud, tipo, più o meno, mi pare. Aspettate un attimo che do un'occhiata. So che ha cambiato Zest, no, forse è ancora Zest di Sorrento, non lo so. So che c'aveva dei problemi di, anche lì, copyright. Comunque questo è stupendo. È una sorta, adesso... concedetemi questo paragone, è una sorta di Neroli Portofino ubriacato, un po' alcolico, ok? Quindi c'è questa nota busi che rende il Neroli ancora più corposo e, insomma, gli dà questo aspetto più vivo, lo scuote un po', c'è un accordo proprio di cognac, mi sembra che sia, sì, cognac. E è molto molto bello, è un agrumato spettacolare, chiama gli agrumati, è veramente stupendo, bello bello bello. E altri due mi hanno proprio scippato il cervello. Uno è, raga, cioè, sentosa, ma di sentosa, cioè, ne vogliamo parlare o no? Perché se non ne vogliamo parlare non ne parliamo, ma io ne voglio parlare, quindi ve ne parlo. Ce l'ho qua. Eccolo qua. È scomparso il nome perché si è dissolto. Ancora grazie alla profumeria Canal Chiaro 39 di Modena che mi ha fornito tutti questi decant. A Donatella e Malù, grazie mille, siete state gentilissime. Anzi, vi ricordo che se volete andarle a trovare, loro vi fanno dal 5 al 10% su tutti i prodotti, dipende dal prodotto, o il 5 o il 10 a seconda della collezione, dal tipo di prodotto. Basta che dite Naso Dani quando entrate, ovviamente magari metteteci prima anche un buongiorno, prima che non guasta. Buongiorno, vengo dal canale Naso Dani, ok? Sentosa è stupendo, è un sandalo ultra realistico, vanigliato e speziato, con un pepe rosa che più pepato non si può, vi arriva negli occhi. Per quanto è afrodisiaco, è stupendo. Labdano. Allora, qui anche c'è chi dice labdano e c'è chi dice labdano. Io dico labdano perché in realtà dalla sua radice è labdanum. Però mettiamoci d'accordo, insomma. Io per adesso dico labdano. E molto molto bello. Un po' più forse invernale di quelli, ecco, che hanno un carattere un po' così... pepato e di legno sacro, di legno, insomma, orientaleggiante, è quello che mi ha colpito molto. E poi Dulcis in Fundo. Madonna, cos'è, ragazzi? Indovinate voi cos'è? Mamma mia, bellissimo. Questo, cioè, è super super bello. L'or du sillage, l'oro del sillage, è super bello, super fresco, un bergamotto che più bergamotto non si può, per gli amanti del bergamotto, delle note di cipresso, è veramente un top top level. Petit grain, legno di cedro, è molto potente. E questo sicuramente ha un sillage
devastante, essendo che ci siano queste note dentro. Sono state due belle scoperte, veramente. Mandorla di Noto, eccolo qua. Ce li ho tutti, raga, tutti, sono tutti qua. Buonasera, Filippo. Ciao. Mandorla di Noto è molto particolare perché veramente è un profumo da coccola. Cioè, è un profumo che sa proprio di infanzia, cioè di qualcosa di infantile, sembra di tornare bambini con questo profumo. È molto dolce, ma non troppo, anche qui. Sicuramente è mandorlatissimo, guarda che figata, ce ne ho due tra l'altro, lei me ne ha fatte due di Mouillette, così si erano ben ben impregnate, fantastico. E come lo trovo? Allora, mi dà idea anche sicuramente di pulito, quindi anche un po' di muschio bianco, e dà proprio idea di qualcosa di morbido, di qualcosa che ha un carattere morbido e, mi viene da dire, avvolgente, ma è riduttivo dire avvolgente. È proprio calmante, ecco, calmante e morbido, molto bello. Non credo sia tanto, cioè non lo vedo tanto per uscire, cioè è proprio un profumo, secondo me, che uno si mette per stare a casa. E se vi volete fare un regalo, cioè un profumo che vi... Oh, non avevo tolto il silenziatore dal telefono. Porca miseria, che maleducato, scusate. Allora, ecco, sì, è uno di quei profumi che magari a casa uno se li gode molto bene, con piacere. Francesca Covre, ciao Dani, ciao Francesca. Grazie per la bellissima diretta, prego. Cosa ne pensi di Pacific Park? A me piace molto, ma mi sto accorgendo di come il sillage sia scarso su di me. Grazie. Abbonda, abbonda. Duplica gli spruzzi. No, beh, ne penso solo bene di Pacific Park. Secondo me il fatto che il sillage, si sente che non è un profumo da scia, si sente subito la differenza fra l'or di sillage, che è appunto quello che ho appena visto, appunto, è che l'or di sillage lo vedi subito, cioè si percepisce quando un profumo sta attaccato alla mouillette e quando invece esplode. Quando sentite un profumo che esplode, quello è un profumo da sillage. Quando sentite che il profumo sta attaccato alla mouillette, è più un profumo da proiezione / skin scent. Ok? Quindi ve ne potete rendere conto anche voi. Questo è un consiglio d'oro che vi do, eh? Mi raccomando. Cioè, se sentite proprio l'esplosione, quello è da sillage. E qui anche, secondo me, per le note, anche perché un po', sai, vaniglia, sì, pera, mandarino, su Pacific Park. È bellissimo, io trovo stupendo. Poi, ragazzi, come sempre, io dico che la scia non è tutto, la proiezione non è tutto, anzi, è tutt'altro, perché io sono sempre stato del parere che uno deve comprare i profumi per sé, non per gli altri, quindi... E quindi così. Però, se uno vuol farsi sentire, perché no? Pacific Park è il mio preferito. Ma dai! Fantastico. Stupendo. Bello, 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 bello. Poi, vabbè, abbiamo Glaze Ecstasy, che questo è un altro mio super preferito, che appunto non raccomando ai maschi alfa, se ce ne dovessero essere nel mio canale. E... è un profumo un po' da rockstar, da uno che gliene frega un po' di tutto, si mette quello che vuole. È bellissimo. E fa stare molto molto bene. Murea, sì, bello 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 bello. Ops, sono dietro, vabbè, tiro su dopo. Fico, sì, ce l'ho qua. Allora, scusate, mi è partito. Ok, Fico in realtà si chiama, come si chiama? Fico nero, sì, c'hai ragione, Fico nero. Dunque, di Fico
Sinceramente amo molto di più un altro tipo di fico, che è quello di pazzaglia, del quale io sono totalmente devoto. Cioè, veramente, ragazzi, se amate la nota di fico, quello è veramente un capolavoro, raga. Cioè, c'è poco da dire. E questo, che dire, tiro fuori così lo sento con voi. Mi aveva colpito la cosa che mi ha colpito più di tutto di fico nero. Lo dico, ma non travisate quello che sto per dire. Lo dico per darvi idea di quello che mi ha colpito. Mi ha dato una sensazione un po' di qualcosa tipo Vinaville. Cioè, avete presente l'odore? Non sa di Vinaville, è ovvio. Ma avete presente quando annusate la colla o il Vinaville? Non so se da piccoli vi sarà capitato, no? Che c'è quella sorta di attrazione-repulsione. Quel odore un po' astringente, quel odore repulsivo. Ecco, io lo trovo un po' repulsivo, ma molto particolare, molto lattiginoso anche. Sinceramente il fico qua lo vedo molto più come fosse un fico già, cioè come il frutto di fico già maturo. Mi sa meno di albero di fico e più di frutto di fico. Invece tipo Adam and Eve's Dress di Pazzaglia è proprio l'albero di fico, sa di foglia di fico e, come sempre ho detto, sa proprio di della texture, no? Del fico. E quindi figo. quindi figo, per concludere, insomma, questo concetto. Un attimo che però voglio cambiare musica, perché qua, raga, cioè dopo un po' sempre la stessa track sotto ci manda veramente fuori. Oh, cambiato track. Allora, ma che domandona mi hai fatto adesso, che io pensavo proprio di concludere. Ero lì per schiacciare chiudi. E invece mi hai fatto sta super domanda, Doc. Allora, che stagione che si addice di più per ogni suo profumo? È un po' lunga, però ti posso dire. Estate abbiamo Malibu, Samplosion, Must assoluti. Pacific Park e Murea, Must assoluti per l'estate. Zest di Sorrento, must assoluto per l'estate. Don't Ask Me Permission, primavera-estate, con anche, secondo me, Leisure in Paradise, primavera-estate. Autunno e Ocean of a Midnight Night. Che palle! Ocean, scusate. Ocean. E io lo so che vi faccio ridere. E ci sta, insomma, bisogna essere anche un po' intrattenitori in questo, e spero un po' di esserlo. E Ocean, estate, assolutamente, non lo vedo neanche in primavera, non ci penso neanche, proprio no. Invece, per ciò che riguarda l'autunno e inverno, assolutamente eterno, che fa pure rima con inverno, ma proprio assolutamente ad occhi chiusi. Glaze Ecstasy. Glaze Ecstasy è una roba pazzesca, raga. E vediamo, ce la potrò fare. Dai che ce la faccio. Niente, sì, eterno, sicuramente sì. Oddio, in realtà di invernali eterno. Sì, ci sarebbe Born From Fire, anche se io non sono un fan. Ecco, questo è un altro di quelli che non mi ha colpito dei suoi, anche se è uno degli ultimi. Non so, è interessante, ci sono degli accordi interessanti, mi ricorda delle cose nocciolate, mi ricorda proprio un odore nocciolato, è particolare. Però non so, non mi ha convinto. I tre che non mi hanno convinto ve li ho detti. Ecco, però sì, ho
autunno-inverno questi due? Cioè, ma dove andate se non c'avete questi due profumi in autunno-inverno? Questo io mi chiedo. Come fate a uscire di casa? No, scherzo. Però, oh madonna, porca vacca! No, raga, questo... Non si è rotto. Mamma mia, che paura. Pensa se mi si spaccava Samplosion. Facevo un macello. Sticker per celebrare il fatto che Samplosion non si sia rotto. Mi raccomando, mandatemi un bello sticker per questo. Mi fa piacere. Il modo migliore per ringraziare uno youtuber che fa una live è attraverso gli sticker. Chiuso, fine. Quindi, bene, te li ho detti un po' tutti. Mi pare di aver assolto al tuo desiderio. Poi, vabbè, insomma, Fico Nero di Sardegna. Ah, beh, l'Or di Siage anche, beh, lo vedo abbastanza... Non è... L'Or di Siage potrebbe essere All Season. È un po' una specie di Aventus. Un po' così. Ah, sì, Sentosa un po' lo vedo come... autunnale, sì, ci sta, autunno-inverno ci sta di brutto. Sentosa bello, spacca. Sentosa spacca di brutto. E vediamo così. Axe Timba, purtroppo ho preso silenzio senza nemmeno sentirlo. Ai 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 ai, proprio perché dalla descrizione di Simone e dal nome, che per me è importante, mi aspettavo qualcosa di buio e potente, invece delusione. Ti capisco. Silenzio è un parolone, ragazzi. Uno si aspetta troppo quando poi... Però, oh, magari c'è chi piace, come al solito, per carità, siamo qui per fare due chiacchiere, questo è un po', insomma, uno scambio, no, d'opinioni. Francesca Copri, grazie mille, continuo, mi faccio tesoro, mi fa piacere che ti sia servito. Zez di Sorrento, pazzesco, lo dicevo prima, è pazzesco, è una delle... l'ho scoperto solo poche settimane fa. Quando l'ho scoperto ho detto, oh, perché non l'ho scoperto prima? Bello, proprio bello, bello, bello. Veramente, sottovalutatissimo, e se ne parla troppo poco per quello che è magnifico, per quanto è magnifico. Scintilla del Sud, simbolo della costiera amalfitana e della penisola sorrentina. Zest di Sorrento rende omaggio all'agrume più rinomato del mondo. Giallo ed effervescente rievoca i romantici scenari che si estendono da Sorrento ad Amalfi, rivelando un'esplosione di agrumi che hanno l'inconfondibile sapore di un'estate italiana. Ops, ma c'è un errore di grammatica. Oh my god, me ne sono accorto adesso. Rivelando un'esplosione di agrumi che hanno l'inconfondibile sapore. In realtà dovrebbe essere un'esplosione di agrumi che ha l'inconfondibile sapore di un'estate italiana. Attenzione al tuo copywriter, Simone, mi raccomando, perché qua c'è stato un po'... Vabbè, comunque me ne sono accorto praticamente solo io in tutta Italia, ma va benissimo. E quindi così... Ah, a proposito, vabbè, no, sì, lo dico? Sì, no, non lo dico, vabbè, uguale, sì. Parlando di Napoli, non Napoli, come sapete, io avevo fatto la terz'ultima recensione, penultima, no? Quella su Megamale fatto male, cioè quello dove parlavo della contraffazione, Megamale. Facevo questa, l'avete visto, spero l'avrete visto tutti, dai, l'avete visto. Facevo questa scenetta tra il napoletano e la moglie napoletana, no? Perché ho detto a me, miri, nella mia mente me l'immagino così, e quindi insomma raga, la gente sta male perché uno mi ha scritto un commento dove mi ha detto, oh io... raga, sto ridendo troppo, io sono napoletano e tu mi hai quasi offeso, tipo, ma il commento era così, con la tua imitazione non me l'aspettavo da te. Ma allora raga, cioè, prima di tutto, se vi aspettate da me qualcosa, ecco, non vi aspettate niente da me, per favore, non aspettatevi niente se non quello che vi posso dare, prima roba. Seconda cosa,
Io per metà sono napoletano, Ciccio, quindi se vado a fare sta roba lo faccio perché so di poterlo fare. Cioè, Totò ci ha fatto una carriera, prendendo in giro se stesso e la napolitaneità, ok? Poi in realtà non è che sono napoletano, sono avellinese per metà. Metà della mia famiglia, però voglio dire, cioè, raga, fatecela, mi raccomando, cioè, fatecela, Oh, signore, ragazzi, sì, Zest di Sorrento comunque è pazzesco, raga. Giordano Goglini, sei bravissimo, madonna, ma grazie, ma che cosa, che profumo hai tu lì nella preview, WD-40, non ho idea cosa sia, è una roba pazzesca secondo me, una roba tipo tedesca degli anni 90, ti prego dimmi cos'è, voglio saperlo, sono curiosissimo. Zest ha vinto anche un premio se non mi sbaglio, questo non lo so, è possibile però, non mi sono informato sinceramente. Grazie, prego, bellissima descrizione, ti ringrazio molto. Gli sticker non mi fanno schifo, se volete inviare degli sticker a me fanno molto piacere, un po' come prendersi un caffè insieme. Non fatemelo ripetere, perché veramente, ecco, già uno che ripete, che chiede a voi di mettere like, ecco, è già qualcosa, anche perché schiacciare su un raga, cioè, io sto facendo una live, vi sto dando dei consigli, schiacciare su un bottone a voi non vi costa nulla, cioè voglio dire, ecco, mettete like, fate i carini, che siamo tutti belli, freschi. Ah, signore, che bello. Beh, raga, comunque alle domande io ho risposto a tutti e a tutte. Ci siamo divertiti, vi ho anche un po' intrattenuto, mi fa molto piacere che siate presenti alle mie live, veramente mi diverto sempre un casino, quindi sono molto felice della vostra presenza, del fatto che siate state e stati qui con me questa sera, che abbiate, insomma, che anche voi un po' vi siate arricchiti, anche io mi sono arricchito nel momento stesso in cui vado a fare queste così, questi confronti tra profumi, anche rispondendo alle vostre domande, rispondendo a una domanda io già mi arricchisco di mio, quindi io sono felice così, raga, quindi va benissimo. Giordano, è un profumo inesistente di un famoso lubrificante per gli ingranaggi? No, questo voglio sapere cosa vuol dire, cioè ci voglio fare un video su sta roba. Inesistente di un famoso lubrificante per gli ingranaggi. Oltretutto ho saputo che esiste un profumo alla benzina, cioè che sa di benzina, che ha creato una marca tipo La Innocenti, è uscita con questa idea. WD-40 profumo, lo cerco per voi qua in diretta. Davide Gas Forum. Eccolo, raga, cosa è? La boccetta è qualcosa di osceno, è talmente brutta che risulta bella, cioè veramente interessante. Bene, raga, tutto quello che dovevo dire l'ho detto, i profumi ne ho parlato praticamente di tutti, di Andreoli. Spero che voi vi siate divertiti, spero che, insomma, penso proprio di sì, visto che siete stati tanti e tante. Noi ci rivediamo presto con un prossimo video, state incollati al canale perché arriveranno delle profumosissime novità. E sì, veramente, Giordano, allucinante. E altro da dire? Niente, state a me buono, come si dice in Campania. Ci sentiamo presto. Buonanotte a tutti e a tutte. Ciao ciao.